Sì, è stata una serata interessante perché le persone presenti erano motivate a rievidenziare i problemi che purtroppo ci stanno alla Gammarana, problemi più o meno importanti, dalla semplice perdita di una fognatura che è veramente vergognoso, all'abbandono delle aree private che necessitano manutenzione o altre situazioni, fino ai temi più importanti. Insomma, è stato importante anche il confronto sulla riqualificazione dell'ex Villeroi, ceduto all'ARAP, al gruppo Gabrielli. Il progettista, da te poco fa menzionato, ha presentato un progetto. Noi, qualche perplessità è stata rilevata sul problema della viabilità, che insomma va risolto in un quadro complessivo. E non basta sicuramente il sottopasso, quindi una viabilità alternativa deve essere creata, secondo noi, di diretto accesso allo svincolo della Gammarana. Il problema della cantierizzazione, perché non è un problema marginale, cioè quando si avvieranno i lavori. Beh, la bella notizia è quella che pare che sia la disponibilità da parte del gruppo Gabrielli di risolvere l'accesso verso Roma. È un problema abbastanza articolato e complesso, però la soluzione secondo me si può trovare. È un interesse loro, chiaramente, perché insomma è chiaro che andranno ad attirare un traffico che viene dalla parte est della città, dall'altra parte della galleria, quindi è un loro interesse, però diciamo che comunque è un servizio per l'acciaio interno, perché oggi, dovendo andare a Roma, bisogna fare il vecchio giro che ci porta all'uscita in prossimità del cimitero e quindi andare a Roma, quindi sarebbe una bella opportunità per la città. Poi sono uscite anche tante altre proposte relativamente alle piste ciclabili, insomma poi vi rincontrerete tra un mese, così ha detto il sindaco. Sì, l'attenzione ai mezzi alternativi a quelli a motore a combustione è emersa con forza. Ma mi voglio complimentare con l'amministrazione, perché in realtà c'è stato un quadro complessivo dei mezzi alternativi, dei percorsi alternativi, e questo è un segnale importante, anche l'attenzione da parte dei partecipanti, che insomma richiedono anche a gran voce l'utilizzo di mezzi alternativi, perché insomma l'aria sta cambiando. Quando anni fa proponemmo la pista ciclopedonale venimmo attaccati in maniera pesante perché rubava spazi ai parcheggi. Quella sensibilità è cambiata in senso positivo e oggi c'è molta attenzione, quindi questo nuovo percorso, questa viabilità, questa riconnessione con gli altri spazi, con la città, con i punti di interscambio, è un segnale importante e positivo. Quindi Marcozzi è ottimista? Ma confidiamo, insomma, è un confronto, abbiamo avuto anche altri confronti, da qui a un mese e mezzo ci riconfronteremo su queste cose, il confronto è sempre positivo. Certo, non tutte le richieste possono essere accolte nell'immediato, ma all'interno di una programmazione di tempi e metodi, forse mi auguro da qui a qualche anno qualche soluzione al problema viene trovata.